Il direttore generale archeologia, belle arti e paesaggio del MIC Luigi La Rocca e la soprintendente Foggia Batta Anita Guarnieri, nelle vesti di ciceroni, hanno accolto le massime autorità del territorio della sesta provincia pugliese all'interno di Palazzo Valenzano a Trani, nuova sede distaccata della soprintendenza per le province di Barletta Andrea Trani e Foggia. È stato così inaugurato nel cuore del centro storico di Trani il presidio distaccato del Ministero della Cultura nella neoprovincia pugliese. In una provincia, anch'essa giovane come sapete, che meritava di avere un'attenzione più particolare e anche diciamo una vicinanza vera e propria. I progetti in campo sono tantissimi, come sapete col PNRR tutti i comuni hanno messo in campo progetti importanti, stiamo già lavorando con loro da mesi, ovviamente con sopralluoghi mirati e con incontri, con tavoli di concertazione. La presenza sempre più capillare della soprintendenza in ciascuna provincia e dunque anche in quella di Barletta Andrea Trani diventa di fondamentale supporto per i professionisti del settore nell'ottica di una condivisa volontà con l'Archivio di Stato di ottimizzare le risorse del Ministero in termini di razionalizzazione, efficienza e rafforzamento degli istituti ministeriali. Accompagnare i progetti delle grandi opere pubbliche, dei restauri degli edifici monumentali pubblici e privati, accompagnare la progettazione di qualità, cioè la compatibilità con la tutela e il decoro del nostro patrimonio. Questo serve molto, stare sul posto, stare vicino ai progettisti, stare vicino agli enti, stare vicino ai tecnici e lavorare insieme. È l'unico modo in cui si può esercitare realmente la tutela. La nuova sinergia con l'Archivio di Stato Bari, con sede a Trani, consentirà un maggiore dialogo a vantaggio della tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale presente.